benvenuti in un mio nuovo video. Oggi faremo un video dedicato a un brand, a un brand appunto chiacchieratissimo ogni volta che sforna collezioni come se non ci fossero domani, e vi dico quello che secondo me vale la pena prendere e quello che non prenderò in assoluto più. Questo video lo dedico a Elisa My Style, mi aveva taggato in un tag. Questo video è per te perché ti faccio non vedere la storia delle mie palette, ma la storia dei prodotti Kiko che in assoluto amo, comprerò sempre, le ricomprerò e vi spiego pure perché, in modo che se li avete già in casa potete tenerveli stretti, ripescarli, riutilizzarli, ovviamente se sono nei vostri toni e vi valorizzano. Se invece non sono assolutamente dei prodotti che fanno per voi, perché ripeto, è soggettivo, magari non li acquistate più, oppure potreste decidere di non acquistarli più, oppure semplicemente di regalarli a chi li può utilizzare meglio. Per quanto riguarda gli acquisti, sono sicura di interpretare l'opinione di tutti che Kiko ogni tanto con le collezioni si ripete, è per questo che io non seguo più le collezioni, ma vado da Kiko e faccio questa premessa nel momento in cui mi serve realmente qualcosa e devo comprare e acquistare qualcosa, in modo da non fare acquisti compulsivi. Come avete visto, ho fatto degli haul di ombretti stilo, eccetera, perché sono i prodotti che preferisco di più. Ma andiamo per gradi. Vi faccio vedere prima di tutto i prodotti viso. Una cosa che Kiko ripropone nelle sue collezioni è questa cipria trasparente. La vende come cipria illuminante, assolutamente non è illuminante, non ci siamo proprio, ma fissa il trucco, fa la sua funzione e non fa questo effetto bruttissimo, farinoso, che rende nelle foto, piuttosto fissa realmente il trucco. Avendo questa, non l'ho acquistata di altre collezioni, ma nel momento in cui la finirò, se viene riproposta, l'acquisterò volentieri. Non prendo più cipria in polvere libera perché mi trovo a non utilizzarla mai, ma questa la compro e la ricompro. Come compro, e qui non ce l'ho perché l'ho terminato, il fondotinta in polvere di ogni collezione nei prodotti viso Kiko veramente si supera. Altro prodotto che vi consiglio per chi soffre di rossori è il primer verde. È siliconico, è vero, ma fissa il trucco meravigliosamente, il trucco viso, e nello stesso tempo veramente ripara le discromie, rende la pelle di un unico colore. Mi ha stupito veramente per la performance. Per quanto può non essere coniace accettabile, io trovo che la performance sia più che accettabile, per il costo che ha ne vale veramente la pena. Questa l'ho presa con la collezione Waterflower e devo dire mi sto ritrovando a utilizzarla veramente tantissimo. Per quanto riguarda un prodotto che mi ha stupito e non avevo mai preso, ma lo consiglio in assolutamente, è questo correttore in stick che ho preso della collezione Lost in Amalfi. Mi era finito il correttore, ovviamente mi stava finendo, l'avevo preso di Bionic, ma l'ho consumato sia come fondotinta che come correttore, e devo dire mi sono trovata ad innamorarmene perché veramente, ripeto, ho avuto un'ottima performance sui miei occhi, mi ha coperto le discromie, e col pennellino che loro mi hanno consigliato alla calamita, col pennello che mi hanno consigliato, che è uno dei migliori secondo me. Io non avevo mai acquistato pennelli di Kiko, l'ultimo che avevo acquistato non mi era per niente piaciuto, questo mi ha convinta. Va veramente anche a fissare il correttore negli angoli. Me ne sono letteralmente innamorata. Andiamo a vedere dei prodotti viso che anch'essi io acquisto sempre nelle collezioni nel momento in cui mi finiscono i blush. Ripeto, finite sempre le cose, ve lo consiglio vivamente e caldamente. Uno dei blush che ho amato è questo bellissimo rosa cannella, in inglese è scritto proprio questo ed è in assoluto lo 03. Io compro sempre le cose dello 03, il 3 è il numero perfetto, e questo rosa cannella antico non fa fallout, ha veramente una performance sul viso stratificabile, più che naturale. A me piace questa tipologia di
texture in un brush, una texture che non spolveri troppo, che non faccia macchia. Questo non fa assolutamente macchia, si sfuma meravigliosamente, la texture è setosa e dà questo colorito sano che mi ha fatto realmente innamorare. Lo uso ogni inverno. Se vi chiedete che rossetto indosso, è una delle tinte mura che mi è stata regalata da Milly Makeup. Ed è questo color Lucca che da quando sono stata stagionata mi ha fatto innamorare, perché è vero, quando utilizzi dei colori adatti in assoluto al tuo incarnato, ai tuoi capelli, cambi totalmente aspetto. Io mi piaccio molto di più. Andiamo a vedere un altro blush, ultima scoperta, lo indosso, in verità è un illuminante, ma lo vendono come blush, questo color biscotto molto luminoso, e devo dire che avevo ragione sull'utilizzo. Quando ve l'ho fatto vedere, sapevo come l'avrei utilizzato e non ho avuto bisogno di mettere illuminante. Se potete vedere, è ben visibile questo color biscotto, ma nello stesso tempo dà questo effetto sui zigomi luminoso. Io approvo questa tipologia di prodotti da riutilizzare per fare un make-up veloce, perché siamo tutte donne, appunto, che fanno le cose in casa, abbiamo una vita normale, vogliamo rispecchiarci quando vediamo il video di una persona in quello che utilizzeremmo anche noi, per l'effetto, appunto, della verosimiglianza. Noi vogliamo qualcosa che tocchi anche le nostre esperienze, e quindi io condivido con voi la mia esperienza. Tocchi in velocità sono cose che faccio tutti i giorni, e in questo Kiko è assolutamente di aiuto. Ma vi faccio vedere negli ombretti le cose che ho amato di più e che comunque mi sono trovata a utilizzare più spesso. Innanzitutto, questi che potete ancora trovare in gamma permanente sono i Magnetic Impact di Kiko. Sono questi, li hanno venduti in offerta, appunto, se prendevi due Magnetic Impact con questa palettina per un periodo, e vi dico, io in estate li ho utilizzati tutto il tempo, e questo lo utilizzerò anche in inverno quando voglio fare un trucco naturale e puntare molto sulle labbra. Metti un po' di matita e il trucco è fatto. Ripeto, trucchi veloci adatti anche a voi che seguite il mio video. Vi faccio vedere solo gli swatch e vi innamorerete anche voi di questi colori, perché, cioè, vi ho fatto solo vedere la performance, ve lo devo ripetere due volte. Due parole: sono troppe, secondo me, per la bellezza di questi ombretti. Ombretti che ho apprezzato con riserve, che mi sono trovata a utilizzare quasi più come matite al posto delle matite vere, sono stati, appunto, i long lasting stilo, che secondo me, l'unica cosa che vi posso dire è che sono sfumabilissimi, mi piacciono per i tocchi in velocità, però così sono braccio, e sfumato sui occhi sono qualcosa di diverso. In particolar modo, io ho preso ulteriormente un altro colore, che è questo color rame, bellissimo, vi dico bellissimo, e sono bellissimi per fare quei trucchi semplici, eccetera. Però, ripeto, la pigmentazione e la resa sull'occhio è molto diversa. Queste sfumature sull'occhio si vedono molto di meno. Detto questo, io mi trovo dei buoni ombretti, al pari degli ombretti proposti in prima edizione di Kiko. Il packaging è molto più stabile, si rompe meno facilmente, quindi anche questi io li consiglio al prezzo di 4,90 euro. Quando costano a prezzo pieno, non li consiglio per niente. Per quanto riguarda degli ombretti, se li avete già, teneteveli stretti. Sono questi ombretti che imitavano, mi piacevano verso molto quelli di MAC, con queste frastagliature. In particolar modo, io ho adorato questo verde e questo color albicocca, i miei colori proprio stagionali, i miei preferiti. Vi faccio vedere lo swatch: sono un po' polverosi e setosi come texture, ma hanno veramente una buona resa sull'occhio, quindi io li consiglio veramente caldamente.
Ultima cosa che consiglio appunto di Kiko è questa matita per occhi marrone. Io la compro e la ricompro sempre. È questo color cioccolato, lo 04, e non me ne sono mai pentita. Un prodotto Nima che ho trovato il modo di utilizzare, e con questo termine vi mando un grande saluto, è questo ombretto dell'edizione natalizia. Vi dico subito le mie ultime impressioni. Innanzitutto ha poca poca base colore. Vi dico subito che ha poca base colore. Io ho dovuto mettere, ho trovato la soluzione di mettere come base questo petrolio e di mettere sopra questo. Così funziona benissimo. Ma da solo come ombretto non dura assolutamente. La mia palpebra se lo mangia. Ripeto, sono tutte mie impressioni soggettive. Bene, con la mia carrellata dei prodotti preferiti di Kiko ho finito, ho terminato. Spero che il video vi abbia intrattenuto. Se vi ha intrattenuto, like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per essere informati su tutte le uscite dei miei video, ma soprattutto non dimenticate di starmi bene.